Ciao a tutti amici di extremadura.com, sono Ivan e benvenuti a questa video recensione del Gigabyte Uranium. Allora, vediamo un attimino questo mouse da gaming di casa Gigabyte. Abbiamo ovviamente oltre al mouse questo dispositivo, la Ghost Macro Station, che è la caratteristica peculiare e importante di questo mouse perché ci permetterà di modificare i profili salvati sul mouse senza l'utilizzo di un driver presente sul computer. Quindi potremmo collegare questo nostro mouse su un altro computer dove non ci sono i driver e andare comunque a cambiare le impostazioni dello stesso. Vediamo come si fa sostanzialmente. Accendiamo il mouse, il pulsante nella parte inferiore, vediamo il logo e il LED che si accende e si spegnerà quando il pairing è terminato. Lampeggia quando le batterie sono scariche, ma il livello di carica è comunque indicato sopra la Ghost Macro Station. Per gestire la Macro Station sono presenti nella configurazione default due pulsanti sul dorso e lo scroll. Sulla Dock Station ci sono due pulsanti invece per la regolazione, eccoli qui dietro, della luminosità. Ok, facciamo un. Allora, vediamo subito. Col pulsante superiore qui, mettiamo più vicino il mouse, potremmo entrare nella configurazione del mouse stesso. Vedete che si è selezionata la prima riga. Ecco così, vediamo se si vede meglio. Perfetto. Con lo scroll che ha quattro vie, possiamo invece navigare all'interno dei menu. Andiamo ad esempio a entrare nei quattro step di risoluzione del sensore, eccoli qua, e cliccando nuovamente verso destra potremo entrare nel sottomenu. A questo punto potremmo andare a variare, come vedete, la risoluzione e confermarla con la pressione del tasto. Lo scroll è abbastanza morbido, quindi a volte si ritorna indietro, si va avanti. In ogni caso, come potete vedere, ecco, per esempio, l'ho giusto detto, siamo riusciti a cambiare la risoluzione correttamente dell'asse X nello step 4 del mouse. Ovviamente possiamo andare a controllare anche il polling rate andando a selezionare un parametro tra 125 e 1000 Hz e poi andare a gestire i profili. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che noi per ogni profilo potremo andare a gestire effettivamente la mappatura dei tasti. Quali tasti? Quelli laterali, quelli aggiuntivi G1, G4, ovviamente, i due principali, le quattro vie dello scroll e via dicendo. Per ogni pulsante, proprio come nel software stesso del mouse, per esempio andiamo a selezionare il pulsante G3, potremo andare a impostare una funzione di base. Facciamo uno zoom sul display se riusciamo, così che le vedete meglio. Ecco qui. Possiamo andare a scegliere o una funzione di base o mappare un tasto oppure selezionare una macro che però dovremmo avere precedentemente configurato col software. L'unica limitazione è questa. Le funzioni di base sono davvero tante. Eccole qui, una veloce scarrellata come potete vedere. Tantissime che vanno dal copy, paste, zoom, via dicendo. Due funzioni interessanti sono il lock dell'asse X e Y, quindi praticamente noi bindando la funzione esempio look asse Y sul mouse, non sono riuscito a darlo, potremmo praticamente bloccare l'asse corrispondente e quindi il mouse si muoverà soltanto nell'asse libero. No? Proviamo di nuovo giusto per farvi vedere come si fa. Ecco qui, vedete, ecco qua. L'asse Y non sarà bloccato, quindi noi muovendo comunque il mouse in qualunque direzione si muoverà soltanto lungo l'asse X. Ovviamente poi è possibile per un altro tasto andare a selezionare un tasto qualunque della tastiera, no? I tasti sono configurati qui come nel driver, sono già statici, quindi noi dovremmo andare a selezionare semplicemente quello che vogliamo, ad esempio la Q. No, ho segnato la G, scusate, ho selezionato facendo ok. Oppure possiamo andare a selezionare una macro. Noi in questo caso abbiamo soltanto salvato questa macro qui e quindi, come vedete, la macro verrà caricata sul driver, sul profilo 5 nel driver. Questa configurazione ovviamente possiamo farla per qualunque profilo dei 5 salvabili sul mouse e poi possiamo tramite il pulsante sul dorso andare a cambiare, ecco qua, tramite questo pulsante possiamo andare a selezionare quale profilo vogliamo utilizzare. Il profilo caricato viene indicato nella prima riga del display, ma viene anche associato un colore che abbiamo stabilito ovviamente a livello di driver per ognuno dei 5 profili. Il display ci mostra, oltre alle informazioni di risoluzione del sensore, di polling rate, sempre costantemente, anche mentre noi le andremo a cambiare con lo stick superiore, eccolo qui, quindi muovendo lo stick, come potete vedere,
sul display cambia la risoluzione del sensore, verrà indicato il polling rate, ma soprattutto la percentuale di ricarica della batteria. Le batterie sono due stilo AA, l'autonomia è data per più di 50 ore ed effettivamente noi le abbiamo caricate soltanto una volta durante tutto l'utilizzo, però considerate che il mouse era, le batterie erano già abbastanza cariche inizialmente. In ogni caso dura veramente moltissimo questo mouse. Per quanto riguarda il mouse invece, parliamo delle impressioni d'uso durante l'utilizzo e soprattutto dell'ergonomia del prodotto. È un mouse di dimensioni abbastanza elevate, ma soprattutto dal peso elevato, perché pesa ben 179 grammi. Normalmente un mouse da gaming è sui 120-100 grammi, quelli più leggeri, quindi è un prodotto comunque pesante. Questo comporta, almeno per noi, perché comunque è un parere abbastanza soggettivo, una certa difficoltà ad utilizzare il mouse con risoluzioni elevate, con prese X-Sensor. Il mouse comunque, ergonomicamente parlando, si adatta sia a una presa, spegniamolo solo per evitare che, ok, sia ad una presa palm grip, come potete osservare, non ci sono problemi per la presa palm grip, sia per una presa claw grip che flat finger. Si riesce a usare tranquillamente. Il limite è appunto il peso, che aumenta leggermente la difficoltà dei movimenti di precisione molto brevi. Tendenzialmente quello che ci è capitato, diciamo, di sperimentare durante il gioco è il tentativo di muovere di poco il mouse e questo rimaneva fermo fin quando partiva di colpo. A quel punto lì il cursore si spostava diversamente da come ci aspettavamo, insomma non ci siamo trovati. Però con una presa palm grip e una risoluzione più bassa siamo riusciti a giocare comunque in modo accettabile, adeguato. Il mouse è decisamente solido e massiccio, e questo ovviamente è una delle ragioni per cui il peso comunque sia abbastanza consistente. Abbiamo delle plastiche ruvide laterali, eccole qui, e una plastica soft touch però con un feeling diverso rispetto a quelle sperimentate in passato. La qualità costruttiva è buona, siamo rimasti soltanto particolarmente perplessi all'inizio dal tasto destro, che ci sembrava che stesse smontando, eccolo qui, invece è a posto ed è molto molto solido. Il tasto sinistro era diverso, ma probabilmente semplicemente ci ha ingannato la presenza di due pulsanti G1 e G2. Lo scroll purtroppo è troppo morbido in fase di rotazione, gli scatti sono molto morbidi, non si sentono molto, e soprattutto il profilo, come potete vedere, è liscio. È uno scroll sostanzialmente che va particolarmente bene secondo noi per navigare su internet e via dicendo, però per il gaming non è proprio il massimo. Avremmo preferito uno scroll magari con un profilo dentellato e degli scatti un pochino più netti, diciamo. Per quanto riguarda invece i giochi trasversali, beh, in questo caso non si può parlare di giochi trasversali in quanto ci sono le altre, diciamo, due vie, sinistra e destra, in cui lo scroll può mandare l'input, quindi non presenta giochi trasversali. La solidità abbiamo detto che è buona, l'ergonomia è, permette sia una presa appunto palm grip che flat finger che la claw grip. L'unica cosa che ci ha lasciato perplessi a livello di presa di ergonomia sono i due pulsanti laterali G1 e G2. Perché? Perché con una presa palm grip il pulsante G2 risulta un po' arretrato, riusciamo comunque a premerlo, ma è un pochino scomodo. Per quanto riguarda invece una presa più X-Sensor, flat finger o claw grip, diventa abbastanza impossibile raggiungere il pulsante G1, mentre quei laterali tutto sommato sono facilmente raggiungibili in ogni caso. Per quanto riguarda il prezzo, ultima nota, si trova su internet intorno agli 80 euro. Considerando che si tratta di un mouse da gaming, che l'autonomia è elevata, che comunque c'è questa Ghost Macro Station che è un valore in più perché non è presente in altri mouse, il prezzo è relativamente adeguato. L'unica cosa, diciamo un iconeo se vogliamo, di questo mouse a nostro giudizio è il peso, che è davvero davvero eccessivo o comunque elevato per i nostri gusti. Per quanto riguarda la ricarica avviene tramite la porta micro USB posta nella parte anteriore e tramite il cavetto, eccolo qui, estensibile, posto nella Ghost Macro Station. Vediamo se riusciamo a collegarlo senza, eccolo qui, perché sono veramente duri questi connettori. Io non lo so come sia possibile sia i cavi USB, niente, non usciamo. Sia il cavo USB, i due cavi USB della Ghost Macro Station, sia il cavo micro USB sono durissimi da inserire nelle relative porte USB. Ecco qua, siamo qui. Per quanto riguarda il Gigabyte Uranium abbiamo detto tutto. Nella recensione troverete le immagini e la descrizione dettagliata dei driver, che ovviamente qua nel video non c'è, e delle foto, delle impressioni più dettagliate per quanto riguarda i materiali.
Con questo abbiamo concluso, continuate a seguirci sul nostro portale www.extremeworld.com, sotto la parte dello staff.